La Marcia del Popolo Veneto è un evento importantissimo, un evento che ha visto più di 150 staffettisti passare tutta la terra veneta, dal Lago de Garda fin Venezia, dalla frazione in particolare dei Pai di Sopra, dove c'è Piazza San Marco, fin alla più nota Piazza San Marco, appunto nella capitale veneta, Venezia. Da San Marco a San Marco per risvegliare le coscienze di chi si incontra lungo il cammino, perché i veneti sono un grande popolo ed è ora che se ne rendano conto. Per questo la regione ha istituito la festa del popolo veneto che cade il 25 marzo, giorno della mitica fondazione di Venezia, e per questo l'associazione culturale Raise Venete organizza ogni anno, nella settimana che precede la ricorrenza, una staffetta lungo le strade del nostro territorio. Dalle rive del Garda alla costa dell'Adriatico, il gonfalone di San Marco passa di mano in mano, simbolo di solidarietà e di unione tra i veneti. Casa per casa, paese per paese, strada per strada, andiamo attraverso il Veneto dando un messaggio forte alla nostra gente. Un messaggio che abbiamo una tradizione, abbiamo una storia, abbiamo una lingua, abbiamo una bandiera che è quasi una somma di tutti questi valori e abbiamo soprattutto una dignità e un'identità da riscoprire. Un'identità che è tutta in quella bandiera, consegnata da una bimba nelle mani del delegato del Patriarca di fronte ai miliziani del primo reggimento di fanteria Veneto Reale che la onorano con una semplice cerimonia. Dentro queste divise batte dei cuori delle persone che crede veramente in quello che i fa. Per cui noi altri dobbiamo portare questo messaggio della nostra storia, della nostra cultura in giro per il Veneto, in giro per il mondo. Poi una visita alla cripta che conserva le reliquie di San Marco sotto la basilica, qualche minuto di silenzio, il tempo di una breve preghiera, la lunga marcia del popolo veneto non può che concludersi qui e da qui non può che ripartire. Continui ora la vostra marcia con un solo compito. Portare tutti i giorni San Marco alla sua gente e portare i veneti a San Marco, perché solo grazie a lui saremo uniti. Solo con San Marco il suo popolo riprenderà coscienza della sua grandezza, della sua cultura, del suo grande cuore e del suo amore per questa nostra magnifica terra. Viva San Marco e viva il suo popolo! E l'immagine che noi altri vogliamo lasciare è l'immagine di questa bandiera che viene passata di mano in mano fra la nostra gente, è un'immagine di un percorso. Perché come se sta un percorso la marcia del popolo veneto, che si ripeterà ogni anno, così il popolo veneto si deve compiere un suo percorso, un percorso che si deve risvegliarlo e si deve portarlo a costruire veramente un futuro nuovo, un futuro migliore, un futuro che si basa su quella tradizione storica che lo ha visto grande in passato e che secondo gli altri lo vedrà veramente grande di nuovo nel futuro. Sempre, sempre.